Ben ritrovati su The Wine Channel con una nuova puntata di Storia del Vino. E il nostro viaggio alla scoperta della storia del vino oggi ci porta sulle rive del Nilo. Infatti parleremo degli antichi egizi, una civiltà che ha occupato queste zone dell'Egitto tra il 3900 a.C. sino al 641 d.C. La storia ci narra di questa antica civiltà che ci ha regalato diversi segni del suo passaggio, come ad esempio i suoi monumenti, le piramidi e la Sfinge, o le sue pitture tramite geroglifico o il papiro, altro prodotto che per la prima volta è stato appunto creato da questa civiltà. Ma gli egizi hanno anche una storia molto antica anche con il vino. Infatti nei ritrovamenti degli archeologi sono stati ritrovati all'interno di otri dei semi di Vitis vinifera, che appunto la pianta dalla quale si produce l'uva per il vino, datati addirittura 2900 avanti Cristo. Quindi una storia veramente molto antica. Addirittura si parla di un periodo dove l'Egitto non era ancora un regno unitario, infatti si parla di periodo proto-dinastico. Ma successivamente anche nelle tombe dei faraoni e delle personaggi più ricchi, più importanti della storia egizia, sono stati ritrovati appunto all'interno delle tombe sia delle pitture che illustrano le varie fasi della vinificazione, dalla raccolta dell'uva alla pigiatura fino alla sua torchiatura e produzione, ma anche delle otri contenenti dei residui ovviamente di vino, perché con il tempo una buona parte della parte chiaramente liquida era evaporata, che però portavano ancora dei sigilli e l'indicazione dell'anno e del luogo di produzione, oltre che a una sorta di indicazione qualitativa, e quindi si può già parlare di una primordiale etichettatura del vino, ma su questo argomento ci torneremo più avanti nel corso del video. Intanto possiamo dire che gli egizi chiamavano il vino Irep, e questo appunto la parola con la quale veniva indicato questa bevanda, che però era una bevanda molto prestigiosa, era riservata infatti solo alle classi più abbienti, perché aveva, oltre che chiaramente dei costi di produzione abbastanza elevati, anche delle note spirituali e anche medicamentose, veniva usato anche come medicinale. La produzione del vino era quindi strettamente controllata dal potere centrale. E quindi che cosa beveva la popolazione? Beh, come abbiamo visto un po' per i popoli mesopotamici, in realtà la bevanda alcolica per eccellenza di quei periodi era la birra ricavata dai cereali, di cui anche gli egizi erano un dei grandi produttori. Ma non si limitavano solo a creare bevande alcoliche dai cereali, ma anche da altre frutte, come ad esempio i datteri, la melagrana o addirittura dalla palma. Quindi possiamo dire che erano anche un po' degli sperimentatori per quanto riguarda il mondo alcolico. Chiaramente quando si parla di queste antiche civiltà, molto spesso le origini della vite e del vino trovano riscontro in miti e leggende del posto. Per esempio, uno dei miti che riguardano in particolare la nascita del primo traliccio di vite ci viene tramandata da Plutarco, che narra che come la vite, quindi la pianta da cui poi viene generata l'uva per la produzione del vino, sia spuntata per la prima volta su dei terreni dove avevano riversato il loro sangue degli uomini che si erano ribellati agli dèi. Quindi questi
questi uomini che avevano osato affrontare gli dei, una volta che appunto dopo la battaglia erano rimasti con i loro corpi su questo terreno, il loro sangue aveva, diciamo, coperto questo terreno e da lì nacque la vite. Ma perché si diceva questo? Beh, perché bevendo il vino si aveva una sensazione di euforia, una sensazione inebriante che faceva perdere la ragione. E un po' come, secondo questo mito, gli uomini che avevano osato affrontare gli dei avevano perso, perché per sfidare gli dei probabilmente non avevano ben ragionato sul da farsi. E quindi appunto da qui questa nascita mitica. Invece, per quanto riguarda il vino in quanto tale, un mito abbastanza interessante e curioso è quello che riguarda la distruzione dell'umanità. Questo è un tema che ricorre spesso nella storia e nelle varie epoche. L'abbiamo anche visto in altre civiltà, come ad esempio la stessa civiltà mesopotamica. Qui abbiamo invece un ambito un po' diverso, raccontata in una maniera leggermente diversa. Qui il protagonista è il dio Ra, il, diciamo, capo fra virgolette di tutti gli dei, che, vedendo gli uomini che si erano ribellati alla sua volontà, decide di scatenarli addosso la sua figlia Hathor, che aveva trasformato in una belva feroce, una sorta di leonessa dal nome di Sekhmet. In un primo momento Sekhmet fa strage di tutti gli uomini che si ribellavano a Ra, ma il dio, pentitosi della sua scelta, decise di fermare la furia omicida della sua figlia leonessa, e a quel punto decise di prendere della birra, colorarla di rosso e darla appunto da bere a sua figlia Hathor / Sekhmet. E in questo caso appunto la sete di sangue della dea si placò. E questa birra rossa, colorata di rosso, altro che non era che il vino rosso, e quindi da qui la nascita mitica di questa bevanda. Ma in realtà gli egizi non bevevano solo vino rosso, avevano anche altre tipologie di vino. Il vino rosso, normalmente, un po' come abbiamo visto e come vedremo anche per altre civiltà, non era bevuto spesso tal quale, ma addizionato con frutta o spezie o miele. Particolare risalto ha anche il vino bianco, e soprattutto nella parte del regno più vicino o contemporaneo all'epoca romana e greco-romana. Difatti si narra di un vino chiamato Mareotico, prodotto nelle zone a sud di Alessandria d'Egitto, che trova addirittura un suo riscontro nelle odi di Orazio, il poeta romano. Infatti, parlando in una maniera non proprio edificante della regina Cleopatra, ci fa sapere, leggiamo testualmente, che il suo delirio, riferendosi appunto a Cleopatra, che il vino mareotico acuiva. Quindi questo vino bevuto dalla regina Cleopatra favoriva il suo stato non propriamente retto nel fare le scelte relative al regno dell'Egitto, che all'epoca poi in realtà era una provincia romana, di fatto diventerà una provincia romana. Oltre appunto al vino rosso e vino bianco, gli egizi avevano anche un vino dolce chiamato Shedeh, che si pensava avesse delle immense proprietà curative, e addirittura si diceva che potesse riportare in vita i morti. Era un appannaggio quasi esclusivo del faraone e della sua corte, e una sua anfora è stata ritrovata all'interno della tomba di Tutankhamon, il faraone fanciullo morto all'età di 19 anni nel 1323 a.C. Quindi, come vedete, il vino, come diciamo prima, le sue origini anche curative, e qui addirittura curative e magiche, perché riportare in vita i morti effettivamente era un potere notevole.
Oltre quindi a diversi tipi di produzione, gli egizi avevano anche molto ben chiare tutte le fasi di produzione del vino. Infatti avevano un sistema che non si discosta molto da quello odierno. Si partiva da coltivazioni dell'uva in vigneto con la tecnica della pergola, quindi loro usavano la tecnica della pergola. Veniva l'uva raccolta in grandi tini che potevano essere di legno, di pietra o di argilla. Quest'uva veniva pigiata con i piedi, che era un sistema per limitare il mescolamento delle parti legnose, quindi dei tralci o anche dei semi con il liquido. Infine, una volta appunto pigiata l'uva, veniva travasata in delle anfore di argilla che venivano accuratamente sigillate e, come abbiamo visto prima, etichettate con la regione di provenienza, l'anno di produzione e il nome del produttore. E addirittura, e qui è la particolarità con la quale andiamo a concludere il video, vi era anche una sorta di giudizio, di voto. Attraverso la parola nefer, che indicava buono, essa veniva ripetuta da una a tre volte, quindi nefer, buono, fino a tre volte nefer, quindi nefer, 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 ottimo, e dava quindi anche una sorta di categorizzazione, di voto di qualità al vino. Beh, quindi, come vedete, quando abbiamo parlato della piramide della qualità, già all'epoca il problema si poneva. Bene, spero di avervi dato degli elementi interessanti sulla storia del vino per quanto riguarda l'antichità e in particolare la civiltà egizia. Come sempre, se avete qualche dubbio, qualche domanda o volete qualche chiarimento, qui sotto nei commenti con l'hashtag AskTheWine potete tranquillamente farmi tutte le vostre domande. Condividete questo video con i vostri amici, magari curiosi di sapere come si è arrivati a oggi a bere il vino che ci ritroviamo all'interno dei nostri calici, e anche se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Per oggi vi saluto, ma vi lascio come al solito con le mie raccomandazioni, che sono: che non bisogna bere se si hanno meno di 18 anni, non bisogna bere prima di mettersi alla guida o fare attività pericolose, ma soprattutto bisogna conoscere per imparare al meglio a bere responsabilmente. Un ciao da Francesco e al prossimo appuntamento con la storia del vino.